Si tratta di lei? Sì, Maria. Non riesco a non pensare a lei. E più penso a lei, più la paura aumenta. Avete paura? Sì, è così. È questo che provo. Ho paura che i ricordi riescano ad avere il sopravvento e che Milagros si allontani da me per sempre. Conosco bene mia figlia. Anche se l'ho ritrovata solo dopo tanti anni, vi assicuro che non succederà. State tranquillo. Anche lei ha compreso, come tutti noi d'altronde, che i ricordi sono solo il riflesso di un passato che nessuno potrà far rivivere e che nessuna magia ci potrà restituire. Deve essere tutto in ordine, sai? E oggi tu e tuo padre dovete indossare i vestiti più eleganti per la rappresentazione, eh? Proprio così, sì, sì. Un momento. Scusatemi, signora, non volevo disturbarvi. Non vi preoccupate. Cosa posso fare per voi? Non volevo essere inopportuna. No, per carità. Beh, visto che siete qui, ditemi cosa desiderate. Venite. Comunque è questione di un attimo. Prego, entrate, sedetevi. Così potrò finire di sistemare alcune cose. Grazie. Volevo sapere a che ora comincia lo spettacolo. Ah, era questo. Vi interessa il teatro? Sì, molto. Ho visto le locandine e vi confesso che mi hanno incuriosita. Volevo sapere a che ora c'era lo spettacolo. Mi dispiacerebbe non trovare posto. No, non vi preoccupate. Oggi c'è la prima. Cominceremo alle 9 in punto. Sicuramente troverete posto. Ah, è davvero un angioletto. È vostra figlia? No, io ho un maschietto. Lei è figlia di un nostro amico che purtroppo è rimasto vedovo. Quanto mi dispiace. Posso prenderla in braccio? Sì, certamente. Se me la tenete un momento, posso finire di sistemare le sue cose. Molto volentieri. Sarà un piacere. Oh, che tesoro. Sono anni che mettiamo in scena delle storie appassionanti. Ma sapete una cosa? Questa avrà un successo senza pari. È quello che spero. Certo. Catriel. Sì? Come siamo andati? Un po' meglio, non è vero? Sì, è andata molto bene, Agostina. Non vi preoccupate. Ora dobbiamo soltanto sperare che piaccia al pubblico. Altro che, datemi retta, Catriel, il pubblico sarà entusiasta. Ah, e lui è un indovino. Voglia il cielo che sia come dite, Armando. Se mi volete scusare. Ve ne andate? Sì, ma torno presto. Voglio controllare se avete ragione. Sì, avete ragione. È veramente un tesoro. Si vede che a voi piacciono molto i bambini, eh? Sì, tanto più che adesso ho avuto una bambina. Ah, una femminuccia anche voi. Mm-hmm. Si chiama Lucrezia. È la luce dei miei occhi, sapete. Dove c'è lei, splende il sole. Beh, se voi parlate così di vostra figlia, posso immaginare cosa dirà vostro marito. È risaputo che i padri hanno predilezione per le figlie femmine, no? Mia figlia non ha il padre. Io sono vedova. Oh, perdonatemi, signora, mi dispiace tanto. Ho il vizio di parlare troppo. Mio marito me lo dice sempre. No, no, non vi preoccupate. Bene, adesso devo proprio andare. Spero tanto di potervi rivedere. Ne sono sicura. Il circo non è molto grande e non credo che ci saranno molti spettatori. Ce ne saranno. Grazie ancora. Sì? Devo attaccare dei lumi per fare più luce sulla scena. Mi aiutate? Stavo per uscire. Ma non fa niente. A lavorare.
Signora, avete dimenticato la borsa. La borsa. Ci sono visite? Oh, Rinaldo! Giuliano! Raymond. E ricordate che vi aspettiamo, eh? Chi è? Non lo so. Chiedetelo a Manuela, sta venendo qui. Guarda, amore, guarda che c'è, amore mio. Sei venuta a trovarmi, eh? Adesso ho da fare, però, eh? Devo aiutare Romualdo, amore mio. Ah, amore mio. Con chi parlavate? Con una signora. Aveva dimenticato la borsa. Una vostra conoscente? No, non l'avevo mai vista prima. Aveva l'aria triste, così dolce. Voleva sapere l'orario dello spettacolo. È proprio impaziente di vedere il nostro lavoro. Speriamo che sia di buon augurio. Beh, speriamo. Sì, davvero, era molto interessata e sono sicura che questa sera non mancherà. Come state, mio caro amico? Che volete che vi dica, Rinaldo? Da quando è successa quella disgrazia? So che le siete stato molto vicino. E vi ringrazio di cuore. Ha lasciato un gran vuoto in tutti noi. Rosalba era una donna veramente eccezionale. Non riesco ancora ad abituarmi all'idea che non ci sia più. Che ci abbia lasciati. Sì, avete ragione. È veramente difficile riuscire a rassegnarsi. Ma noi che la conoscevamo bene, sappiamo che non vorrebbe vederci così tristi. Sconsolati per la sua prematura scomparsa. Lei non lo vorrebbe, è vero. Dobbiamo reagire, Raymond. Noi dobbiamo cercare di pensare a Rosalba come se fosse sempre lì, dietro a quella porta, intenta a cucinare come faceva di solito per i nuovi clienti. Signor Raymond? Sì? Posso andare nelle scuderie? Ma certo, vai pure. Ma non toccare niente. Mi raccomando. Va bene, promesso. Ditemi, Raimondo, Milagros è in camera sua? Beh, è uscita molto presto, ma non dovrebbe tardare a tornare, perché tra poco Lucrezia, la sua bambina, si sveglierà e quindi lei le dovrà dare da mangiare. Sono venuta a darvi il cambio. Potete andare a mangiare, Capriel. Ah, Manuela, Manuela. Non vi ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che fate. Ah, ma per questa bella bambina sarei disposta a fare questo ed altro, credetemi. Lei conquista tutti. Non è vero, amore mio? No? È troppo bella. È proprio quello che ha detto la signora che è venuta oggi. Ah, sì? Dovevate vedere come le brillavano gli occhi quando la teneva in braccio. Rinaldo, siete già qui? Sì, sono arrivato da poco. Come stai? Bene. Mia madre mi ha detto che sareste venuto. Sì, ma non pensare che sia venuto solo per riaccompagnarti a casa. Sono qui anche per altri motivi. Cosa c'è? È successo qualcosa? No, niente che io sappia. A parte il tuo fidanzamento con mio figlio Augusto. Voglio che quello sia un giorno memorabile e che non manchi nulla. Grazie. Ah, figurati. Milagros! Giuliano! Noi stavamo per uscire. Non è vero? Ah, sì, è vero. Ho promesso al mio compagno di viaggio di condurlo in paese per fare degli acquisti. E io sono sempre di parola. Passerò a prenderti più tardi per andare insieme al circo. Va bene, vi aspetterò. Vado a preparare l'altro mio tesorino, Lucrezia. Andiamo? Andiamo. A più tardi. Arrivederci. Ciao. Va bene, figliolo. Questa sera la dedicheremo interamente a ricordare tante belle cose. Quelle cose che ora fanno parte del nostro passato. Grazie. Mi sembra già di rivedere Milagros entrare in scena col suo elefante. (Ride)
Sì? Sono io, Armando. Posso entrare? Certo, Armando. Entrate. Catriel, non so cosa dirvi. La gente sta entrando. Lo so. Tra poco si comincia. Lo so, Armando. Ma proprio non ce la faccio a presentarmi davanti a loro. Li avete visti? Sì. Sì, ho visto i miei amici, ho visto Rinaldo e il mio adorato Giuliano. E li ho sentiti dire che sarebbero venuti. A loro sembrerà di rivivere i tempi in cui c'era anche Milagros. Si illuderanno di rivederla ancora fra noi, come un tempo. Vi assicuro, Armando, non credo di poter sopportare il dolore di tanti ricordi, no? Nessuno vi chiede un simile sacrificio, Catriel, nessuno. Sentite, vi posso dire soltanto che il lavoro, il vostro lavoro, è il più bel regalo che possiate offrire a quella gente. In palcoscenico ci sarà Milagros, ci sarete voi. Sulla scena rivivrà per loro la storia del vostro amore. Dobbiamo aspettare Giuliano e Raimondo. Sono quasi pronti. Milagros, sei sicura di volerci andare? Sì. Non lo so. Non so se riuscirò a sopportarlo. Ho tanta paura. Certo, ti capisco. So che per te non è facile tornare lì. Non è facile tornare come spettatrice nel circo che un tempo era tuo. Sai, io credo che quanto prima affronterai i ricordi del passato, tanto meglio sarà. È vero. Questa è una prova che presto o tardi tocca a tutti noi. Sì, però sento che le forze mi abbandonano. So che ti sembrerà incredibile, ma ti assicuro che troverai la forza necessaria. Questo l'ho imparato da tua madre. Lei è capace di affrontare qualsiasi cosa, anche se sembra così fragile e indifesa. Avete ragione, ma lei è coraggiosa e non ha paura di niente. Pensa a tua madre, ti sarà d'aiuto. E vedrai che inaspettatamente ogni timore svanirà. Potete rimanere qui se preferite. Io non ho il diritto di costringervi ad incontrare i vostri amici. Ma ricordate bene una cosa. Là fuori ci sono degli spettatori. Sì. Ci sono persone che sono venute a vedere un lavoro che avete scritto voi. Una storia che parte della vostra vita. Una storia che non avrei mai dovuto scrivere, Armando. Che cosa c'è? Appena i miei amici la vedranno, comprenderanno subito che io sono ancora vivo. Ma cosa dite, Catriel? Nessuno penserà a una cosa simile. Crederanno tutti che questa storia ce l'abbia raccontata qualcuno che vi conosceva. Buono, tesoro. Sicuramente. Ripensateci, avreste la possibilità di rivedere i vostri cari amici e sapere che stanno tutti in buona salute. Non era questo che volevate? Sì, correrei ad abbracciarli, non ve lo nascondo. Vorrei dire loro che sono ancora vivo. E allora che aspettate a farlo? Correte da loro, non negatevi questa gioia. No, Armando, no. Se andassi da loro non farei altro che rendere più dolorosi i ricordi. Avete ragione, come al solito. Devo imparare a convivere con i fantasmi del passato e guardare al domani.
Proprio così. Nessuno deve commettere la sciocchezza di pensare che la vita non ci dia una seconda opportunità. E quando questa si presenta, dobbiamo saperla accettare con umiltà, con gratitudine e con serenità. Anche se non potrà mai darci quella felicità in cui tanto speravamo. Anche se ci allontanerà da quei sogni che non abbiamo potuto realizzare. Sappi che ci darà la possibilità di guardare al domani e di seppellire una volta per tutte il nostro passato. Avete ragione. È il solo modo per poter rendere felici tutti quelli che mi stanno intorno. Affrettatevi, signore e signori. Lo spettacolo sta per cominciare. Non perdetevi la vicenda dell'indio e della principessa. La storia dell'amore più sventurato di cui si abbia mai avuto notizia. Grazie. Affrettatevi, signore e signori. È una vicenda appassionante. Nahuel e Marianna. La storia di un grande amore impossibile. La voce di mia moglie si sente fino a qui. Vuol dire che stiamo per incominciare. Adesso devo presentare il vostro lavoro. Catriel, volevo dirvi che qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa decidiate, se lo spettacolo avrà successo, il merito sarà esclusivamente vostro. E ve ne sarò sempre grato. Armando? Sì. Appena si addormenterà, verrò anch'io. Bene. Se volete, potete seguire lo spettacolo da dietro il tendone. Mi farebbe veramente molto piacere. Vi ringrazio. Grazie. Oh, voi? Sì. Ve l'avevo detto che ci saremmo riviste. E questa è la vostra bambina? Sì. È la mia piccola Lucrezia. Io adesso esco. Non vuoi che esca? Augurami buona fortuna. Come sarebbe perché? Perché lo spettacolo piaccia. E perché io riesca a vincere i ricordi. Torno presto. Spero che vi divertiate. Ne siamo sicuri. Grazie. Grazie. Sta per cominciare lo spettacolo. Grazie. Fra poco conoscerete la storia di un grande amore. Prego, Augusto, il vostro caffè. Ditemi, Maria, come mai siete così nervosa? Come lo sapete? Beh, è facile. Lo deduco dal tintinnio del vostro cucchiaino contro la tazza. E poi dal vostro respiro così agitato. È vero, ma passerà presto. Anche voi siete nervosa a causa del fidanzamento ormai deciso e fissato, non è vero? Sì, avete ragione, sono un po' nervosa, se devo essere sincera. Mi sembra una cosa naturale. Dopotutto, presto diventerete mia suocera. Chi lo avrebbe detto, vero? Gli scherzi del destino. Sì, deve essere come dite. Solo Dio sa perché mai le nostre due famiglie siano sempre state così stranamente legate fra loro. Forse perché era scritto che milagro se io avremmo dovuto riunirle.
Per riuscire un giorno a trovare la felicità. La felicità. Racconta la leggenda che al principio di questo secolo, nelle selvagge pianure del sud, viveva un giovane indio. Un indio che era stato allevato con amore da una coraggiosa donna bianca. Questo prode guerriero, quest'uomo generoso e forte come pochi, conobbe un giorno una bellissima e dolce fanciulla che percorreva queste lande col suo circo, unica eredità del padre amato. Il nome del guerriero era Nahuel e quello della fanciulla era Marianna. L'amore dell'indio e della principessa. Questo racconta la leggenda. Nahuel e Marianna vissero la storia d'amore più romantica e più tragica della quale si abbia avuto notizia in queste terre selvagge. Un amore puro e sincero. Un amore che sfidò i pregiudizi di quel tempo crudele. Un amore che si temprò nella disgrazia. Un amore che niente e nessuno, neanche il tempo, avrebbe mai scalfito. Un amore destinato a sfidare i secoli in eterno. Amore mio. Sono io, Nahuel. Sono qui, mio amato. Felice di poterti rivedere. No, ti prego, no, non chiedermelo. Se ci baciassimo potremmo perderci. No, non devi aver timore di un bacio. Siamo in compagnia delle stelle, protetti dalla complicità della luna. Niente può farci del male. No, non è così, Nahuel. Se cedessi, la fiamma del desiderio ci consumerebbe. E del nostro amore non resterebbe che cenere. Piccolina, starò lontano solo qualche momento. Ti prometto che tornerò subito, tesoro. No, non temere, cuor mio. Il tempo non potrà che accrescere il nostro amore se tu avrai fiducia in me come io ne ho in te. Notte dopo notte mi sento consumare dalla fiamma che arde prepotente in me. E i battiti del mio cuore mi confermano che il nostro amore è molto di più di un amore terreno. È un mondo dove poterci rifugiare, dove tu e io diamo sollievo alle nostre anime tormentate. Però col nuovo giorno tornano tutte le nostre paure e siamo così spaventati da pensare addirittura che niente, niente è stato reale, che si sia trattato solo di un sogno. Di una illusione che prima o poi svanirà nel nulla. Crudele, la fredda luce del giorno mette a nudo i nostri tormenti. E rimaniamo soli con il pallido ricordo delle parole dette e della luce delle nostre stelle che sono state fedeli e mute testimoni di una notte d'amore impossibile. Sì, le nostre stelle, amore. Le stelle della notte. Sai, quando ero bambino, Aileen e io d'estate passavamo notti intere a guardare il cielo stellato. Lei mi insegnava i nomi che i bianchi davano alle stelle. E io le insegnavo i nomi che davamo noi indios.
Nomi diversi per la stessa stella. Come rimpiango la pace e l'armonia di quelle calde notti. Deve essere meraviglioso contemplare le stelle con qualcuno che si ama tanto e che può comprendere le nostre gioie e i nostri dolori. Non temere, questo non è un sogno. Non svanirà al primo raggio di sole. Nonna Well, ti prego, non continuare. Sì, invece. Le parole non possono contraddire i nostri sguardi. Le nostre carezze saranno capaci di sfidare anche la morte. Il nostro amore. Il nostro amore, Marianna, è eterno. È eterno come l'antica luna. Ed è infinito come il cielo. Ti amo, Marianna. E ti amerò sempre. Anch'io, Nahuel. E se oltre la vita esiste amore, giammai smetterò di amarti. E così i nostri giovani amanti sfidarono con quel bacio l'ipocrisia che governava il mondo. Il loro amore era forte ed invincibile, più potente della forza che muove il cielo e le sue stelle. Mano nella mano avrebbero affrontato il mondo. E così, forti del loro amore, si incamminarono verso la vita, lontano dai loro nemici, protetti solamente dalla generosità della madre terra. Il cielo e le praterie sconfinate furono la loro nuova casa, il tempio dove si scambiarono i loro giuramenti. La principessa giurò di dargli una nobile stirpe ed egli di onorarla per sempre. E fu un grande amore, un amore che sfidò le spietate leggi della frontiera. Rinaldo, l'amore dell'indio Nahuel e della principessa Marianna. No. Due razze. Restate con Giuliano. E nemiche. Torno subito. Unite dalla purezza di un sentimento più forte dell'odio. Un amore che avrebbe sfidato i secoli, immortale. L'indio seminava la madre terra. E questa gli donava generosamente i suoi frutti. Col passare del tempo. Gli antichi timori erano svaniti come nebbia al sole e la vita finalmente sorrideva ai due giovani innamorati. Ma il destino, il crudele destino, era in agguato, pronto a sconvolgere le loro vite per sempre, pronto a spezzare quella. Adesso sono più tranquillo. Che adesso li vedeva felici. Ho visto che fortunatamente a Giuliano non manca quell'affetto che avrei voluto dargli. Sentito, Lucrezia? Gli artisti corrono a cambiarsi. Anche la tua mamma faceva la stessa cosa. Si cambiava e tornava in pista. Basta. Niente lacrime, basta. Non avrei mai immaginato di vedere un giorno la mia storia rappresentata in un circo. Chi può sapere cosa c'è stato fra Catriel e me? Chi? Avrei giurato che stavi piangendo, piccola mia. Ma evidentemente tuo padre si è sbagliato. Questa sera al circo c'era un'altra bambina piccola come te, sai? Ehi, parlo con te e non far finta di dormire. Aileen, sentivi la mia mancanza? Catriel ti mancava? Va bene. Sai che cosa ti dico? Hai fatto bene a chiamarmi, perché il mio posto è proprio qui, accanto a te. Contenta? Tu
e io aspetteremo insieme che finisca lo spettacolo. Sì? Allora aspettiamo. Dobbiamo andare a vedere la fine di quella storia. Dobbiamo essere forti, tesoro, per poter resistere fino alla fine. Bambina mia, forse l'amore che stanno rappresentando potrà aiutarti a capire che tua madre e tuo padre si sono amati tanto. E tu sei il frutto di quell'amore. Angioletto. L'indio e la principessa morirono assassinati in nome della legge. Ma neanche la legge dei cosiddetti uomini civili poté distruggere quell'amore. La leggenda dice che da quel giorno, ogni notte, quando la luna splende alta nel cielo e i fiori spandono soavi profumi sulla terra, le loro povere anime inquiete vagano insieme, vegliando su tutti gli innamorati del mondo, perché continuino a lottare per il loro amore, senza cedere ai colpi del destino. Però non tutti li possono vedere. Solo coloro che amano veramente possono scorgere lo spirito dell'indio e quello della principessa uniti dal loro infinito amore. Un amore che durerà per sempre. Per sempre. Per sempre, Milagros. Per sempre. Per sempre, Catriel. Bravi! Bravissimi! Ti senti bene, Milagros? Non molto. Milagros, posso andare a fare un giro per il circo? Sì, sì, vai. Però non ti allontanare troppo. C'è tanta gente e potresti perderti. Io e tua sorella ti aspetteremo qui. Va bene. Che cosa ti ha emozionato, Milagros? Ritrovarti di nuovo sotto questo tendone oppure... Oppure lo spettacolo? Lo spettacolo. Ha colpito anche me. Sarà stato un caso, ma... A un certo momento ho creduto che stessero parlando di te. E... No, non può essere un caso. Quella era la mia storia. Mia cara, è stato certamente impressionante, però... Se ci pensi freddamente, capirai che è impossibile. Lo so. Forse non c'è nessuna spiegazione logica. Ma quella era la mia storia. E la storia di Catriel. La nostra storia. Piccolina. Aileen, lo spettacolo è finito. Stai sentendo? Sembra che il pubblico sia soddisfatto. Almeno a giudicare dagli applausi. Aileen, cara. Se questi applausi potessero riportarmi indietro nel tempo. No, è assurdo, Milagros. Non può essere. Lo so. Lo so, anch'io ne sono convinta. Ma il racconto che questa sera ha fatto il narratore mi ha colpito nel profondo dell'anima. Ogni parola che hanno detto gli attori sulla scena ce la siamo detta anche Catriel e io. Sì, va bene, ma è solo una coincidenza. È vero, la storia può essere casuale. E il personaggio della principessa è inventato. Però i dettagli sono veri. Io sono rimasta senza fiato quando ho sentito quello che dicevano. Mi sono tornate alla mente tutti i momenti felici passati accanto a Catriel.
quei momenti che cerco di dimenticare. La persona che ha scritto tutto questo conosce la mia infelice storia. Ero io la principessa sulla scena. E lui era Catriel, il mio adorato Catriel. Catriel! È un successo. Non riesco a crederci, è troppo bello. È la prima volta che ci succede. La gente è come impazzita, non avevo mai visto niente del genere. Ne sono felice, Armando, ne sono davvero felice. Vi siete meritati questo successo. Cosa? Ma che dite? Il successo è vostro. Siete voi l'artefice del trionfo. Voi! Nessuno di noi sarebbe stato in grado di scrivere una storia simile. Armando, quando una storia è vera, quando non si tratta di fantasia, il pubblico se ne accorge e l'apprezza. Sì. Sì, è vero, ma dovevate vedere. Alcuni hanno circondato Romualdo e Agostina come se fossero loro i veri protagonisti della storia. È incredibile. Li toccavano, li accarezzavano e auguravano loro ogni bene e tanta felicità. Questa è magia, Catriel. Il vostro entusiasmo è contagioso, amico. Ma che fate? No, vi mettete a piangere. Sono troppo emozionato. Vi confesso una cosa. Avevo dei dubbi se scrivere o meno questo testo. Ma adesso sono più che convinto di aver fatto bene. Cosa? Ah, avevate dei dubbi? Non posso crederci. Perché poi pensavate che il testo non fosse buono? Dovete capire che non è stato facile per me mettere per iscritto i miei ricordi e renderli noti a tutti. Ma ne valeva la pena giudicare da come è stato apprezzato. Quella gente ha partecipato con grande emozione al dramma che avete messo in scena e ha sperato fino all'ultimo in un lieto fine. Ma adesso basta. Venite con me, il pubblico vi reclama. No, no, Armando, no, non voglio venire. Perché? Neanche nei teatri della capitale ho visto uno spettacolo così bello. Siete molto gentili. Complimenti. Bravi. Così ci confondete. Il merito è dell'autore. Io devo saperlo. Devo conoscere la verità. Vado a parlare con quella donna. Sono sicura che deve esserci una spiegazione. Che dici? Andiamo a fare un giro? Catriel, sono andati via quasi tutti. Quei pochi che restano non sono pericolosi. Andiamo. Coraggio, date almeno un'occhiata senza farvi vedere. È tutto quello che vi chiedo. Ed è tutto quello che farò. Sì. Armando, signori! Armando, vi prego. Vi presento uno degli artefici dello spettacolo di questa sera, l'autore. Non siate qui. Bravissimo, bravissimo. Mai, vita mia, avevo pianto tanto come questa sera. È stato davvero uno spettacolo meraviglioso. Grazie. Andiamo. Milagros ci starà sicuramente aspettando. Non merito i vostri complimenti. Signora, oh, ma che bella bambina. Si è addormentata. State cercando qualcuno? Se posso aiutarvi in qualche modo, ne sarò lieta. Vi ringrazio tanto, ma volevo solo farvi alcune domande sull'autore di questo dramma. Un'opera davvero commovente. Mi ha emozionato moltissimo. Beh, l'autore... Come posso dirvi? In effetti l'autore non esiste. Vedete, questa storia ci è stata raccontata durante un viaggio e noi... Allora, sapete... Certo, capisco. Vi ringrazio per la vostra cortesia. E mi complimento con Milagros. Voi. Scusatemi, devo andare via. Tornate quando volete, signora. Allora, quella donna ha potuto chiarirti il mistero? Mi ha detto che la storia gliel'hanno raccontata. Ma com'è possibile che coincida perfettamente con quello che è successo? Sì, non posso negare che sia molto strano. Dimmi una cosa. Chi ha venduto il circo a questa gente? Itana. Itana? Ma certo, dovevo immaginarlo. Ecco spiegato il mistero. È stata Itana a raccontar loro la storia.
Ma sì, è stata lei. Ti è sempre stata vicina e conosce ogni cosa di te. E quello che mi accadeva lontano da lei, glielo dicevo immediatamente. Ma certo, è stata Kitana. Deve avere raccontato la mia storia all'autore. Però con quale diritto l'ha fatto? Ne avrà parlato così e l'autore, senza chiedere il permesso, avrà trascritto la parte più interessante. Oh, chissà, forse Kitana ha voluto rendere omaggio a Catrielle e al vostro amore. Questo dramma non ha altri obiettivi che rendere omaggio all'amore. Sì, però il finale è così triste, così terribilmente drammatico. Se non si trattasse di una storia accaduta realmente, vi chiederei di cambiarlo. Agostina, sappiate che la vita a volte sa essere più crudele della finzione. Giuliano, guarda il nostro circo per l'ultima volta. Che cosa avete, signora Maria? Sembrate triste. No, Bruno. Non ho niente, solo un mal di testa, ma passerà in fretta. Ci conosciamo da tanto di quel tempo che sono convinto di poter indovinare i vostri pensieri. Ah, sì? Allora cosa credi che io stia pensando? A quello che penso io. Che Milagros non sarà mai felice insieme ad Augusto. È vero. Pensavo proprio a questo. Ma pensavo anche che nessuno le può negare il diritto di tentare. E che forse noi dovremmo cambiare opinione. Milagros merita un'altra opportunità dalla vita. Sì, questo è vero. Nessuno può negarlo. Ma avrebbe dovuto aspettare il suo momento senza fretta. Come può pensare di sposare Augusto quando di nascosto non fa altro che piangere per il suo Catriel? Spetta a noi che l'amiamo tanto, Bruno, cercare di aiutarla per alleviare il suo dolore. E pensate che questo matrimonio la possa aiutare? No, signore. Sarà esattamente il contrario. Si accorgerà sempre di più del suo errore. Augusto è troppo diverso da Catriel. Niente e nessuno le potrà restituire Catriel. Ma se dovesse rimanere sola, i ricordi potrebbero soffocarla. No, Bruno, no. Dobbiamo rispettare la sua decisione. Anche se entrambi sappiamo bene che ha accettato di sposare Augusto per compassione e anche per gratitudine.